Lord Nan. Pare più che giusto. Cut. Sono arrivato. Quando sto? Qui inizia la mia leggenda. La scriverò da... Chi è quel signore? Bella c'è. Ehi, ciao! Ma chi cazzo sei? Sei un nuovo nano? O un nano arrivato? Fammi indovinare, un altro non nano. Ne sono passati altri. Ma non c'è nanazione qui. Facevi meglio a marcire nel rifugio dei non nani. Ma è troppo tardi ora. Beh, visto che sei qui, lascia che ciao. I miei sensi io di nano percepiscono la sua utilità nel gioco. Lui ti dice, oh, ci stanno le campane. Fine. Bello. Un oggetto. Non sembra emanare odore di spada, quindi dovrebbe no. Ma i miei sensi di nano percepiscono altre cose. Oh. Tipo un muretto. I nani odiano i muretti. Che non possono sono saltare. Invalicabili. E questo mi dà una nuova idea. Silvano scudo nano non salta. Mai! Sarà, diciamo, impossibile andare avanti nel gioco, però. Vabbè, in casi estremi lui salterà. Anche perché non abbiamo preso la chiave universale, quindi manco mi posso inventare niente. No. Momento. Silvano scudo nano sente che potrebbe prima aumentare le sue doti in combattimento. Oh! Cazzo, saltato! Alzamento di livello, vitalità, forza, stamina. Perché in quanto un nano lui ha bisogno solo di queste cose. Sì, tutto il resto non gli serve. E vi dirò di più, c'ho un'idea. Sarà il primo personaggio nella storia a cui verrà potenziata la resistenza. Oh. È un nano, deve averlo. È resistente. È certo. Io percepisco. Ma resistenza che cosa serve in questo gioco? Aumenta resistenza. Tu mi dici ma lo fanno anche tutte le altre statistiche? Vabbè, sì. Noi aumenteremo quella. Io percepisco l'odore di uno scudo da queste parti. Lo che so, lo sento. Così per terra. Eccolo, è qui. Devo guardarlo meglio. No, ho bevuto una fiaschetta. Birra. Saremo scudo. Morti. Medo. Levate. Levate. Come vedete il nostro Silvano resiste ad attacchi di scheletri veramente molto più forti di lui. Però tuttavia c'è un problema. Silvano non scappa. Silvano è un nano e lui combatte fino alla fine. Silvano fino purtroppo alla fine, ho detto. È un pazzo criminale Silvano. Yeah. Come sapete tutti i nani prima o poi muoiono. Questo non fa nemmeno i nani. Le altre creature vivono. Vivono per sempre. Fronteggiatevi scheletri! No! Ammazzo io! Ho visto che ha ammazzato Ettore! Mi doveva dare ancora 20 euro di fumo! Ettore è noto spacciatore! Lord Nan! Col suo randello schiaccia fumo! E adesso viva. Abbiamo finalmente il potere di avere il i due con noi, guardate che fierezza! Silvano scudonato brilla in tutta la sua volontà del fuoco. Ora è veramente uno scudo nano. Sento che la giusta direzione per il prossimo scudo è questa. Bravissimo. Dei nemici. Fatevi avanti. E il mio scudo avrà di che ripagarvi. Che fai, disposti? E io allora ti lancerò giù. Ops. Addio. Porcettura, Silvano. Perdonami, focaccia. Silvano è conosciuto da tutti. Certo. Perché lui era un noto personaggio di Lord Nan. Noto perché? Perché aveva queste doti particolari di saper correre come nessun nano aveva mai corso in vita sua. E di Silvano le bombe gli fanno proprio niente. È un vero nano scudiero. Come osi? Misero. Oh, Silvano! Zitto. Ma che sei impazzito, Silvano? Ma non butti l'acqua sotto? Vieni, morto. Signor Focaccia, dove va? Io faccio il pane. Si era capito. Ciao signor Focaccia. Signor Focaccia barcolla ma non molla. Purtroppo è ancora vivo. Io non scappo dai nemici. Fronteggiatemi. Ma sono tanti vivi. Sì, perché Silvano devi sapere che butta i nemici di sotto dai rupi. Ma la verità è che gli vuole bene. Quindi li lasciami. E quindi sì, certo. Tu hai uno scudo. Donamelo e io ti darò la vita.
Dammi il tuo scudo! Non te lo do, è mio! Dammelo! E non te lo do! È andato via col suo scudo. Tranquillo, signore, con lo scudo, non dimenticherò il tuo onore. Vedete, Silvano adesso sprizza felicità da tutti i pori. O spruzza. Secondo te, come mi piace di più. Se dicessimo splazna! Andrebbe bene comunque. Va bene. Anche sprifnaf. Va benissimo. Va benissimo. Come era? Raccoglie anime il nostro Silvano. Certo. Intrepido. Le userà? Quello è un topo. Le userà? Non le userà mai. È da volgari. Un vero nano non usa anime. Un vero nano, assume solo birra. E scudi. E nel nostro caso... Bino. Binocoli. Bambilibi. Niente può fermare un appartenente alla famiglia scudo nano, sappiatelo. Tranne? Niente. Niente. Cioè i muretti a volte. I muretti. I muretti sono davvero pericolosi per noi. Nessun avversario alla nostra portata, però un muretto potrebbe far finire la misere mente. Creature. Voi usate quelle spade convinti che possano difendervi, ma sbagliate. Non è forse lo scudo lo strumento di difesa più grande? E allora difendetevi con esso. Perché usare delle spade? Mi domando. Vanno. Perché? Cerca sempre di mandare a gente le sue. Sì, la sua natura. La sua peculiarità, diciamo. Vai! Ciao! Oh, un'armatura. Questa sarebbe interessante per me, che sono uno scudo nano. Facciamogliela provare, Silvano. Vediamo. Giusto. Come sta. D'altronde la sua silhouette è conosciuta in tutti i mondi. Guardate che braccia forti e vigorosi il nostro Silvano. Mi dispiace, devo tenere l'armatura del cavaliere. Cioè, del nano. Nanaliere. Nanaliere. Perché. Nanaliere. Perché anche Pino la indossava. E io devo rendere conto al suo onore di scudo nano. Il grande Pino. Vi ricordo che niente può fermare gli scudi nani nel loro onore. Cazzo! Vabbè, il nostro amico... Niente può fermare uno scudo nano. Niente, è scappato. Percepisco uno scudo in questa zona. I miei sensi di nano scudiero lo percepiscono. So che c'è. Tiratelo fuori, datemi il vostro scudo. Dove lo avete nascosto? Aia, non mi fate male. Aia. Ah. Li infrangerete sul mio scudo come tutti i nemici. Scudo Nania non ha muri. I suoi soldati sono i suoi muri. Ma Silvano, quella era Sparta. Zitti cazzo! O volete temere, o volete provare il mio scudo sulla vostra faccia? Ma se tu metti vedi l'altro scudo nella mano che mena, è uguale il danno o... No, alcuni scudi hanno più danni. Ma davvero? Certo. È in funzione della loro stabilità. Bello. No, ho finito la mia energia scudiera. Soffri. È sconfitto. Ma io percepisco uno scudo nell'area. Il mio olfatto lo sente. È qui. Uno scudo di legno. Veramente possente. Lo indosserò. Lo scudo simbolo? Non importa, è più grande. È più grande. È anche più bello. È anche più bello. E solo due cose importano gli scudi nani. La grandezza e lo scudo. La gente lascia qui queste spade come se potessero essermi d'aiuto. Si vede che non hanno studiato. Era fortissimo il nostro Silvano. Una creatura devastante. Leggendaria. Che fai, mi colpisci? Con che onore usi quell'arma patetica? Aia. No, no, Silvano, che cazzo fa? Silvano! Oh, raga! Fate buoni, Leggiatelo il nostro Silvano nelle piroette. Silvano deve inventare un nuovo sistema se vuole sconfiggere questi nemici. Altrimenti perirà. L'unica soluzione... E spingerli giù. Ciao. Silvano lo sa. Lo sente nell'etere. E come vedete ci riesce molto bene. Aia. Non osare. Non aia. Osare. Aia, non osare. Ma che fai? Devi morire. Affinché il nano possa vivere.
Sil. Ano. Mano. Venite con me, ragazzi! Venite con me! Verso la gloria! O verso il questa buio. Sera ceneremo al nano. Da... Oh, vengo a morire al chiosco, dai! Stasera ceneremo da Pippo Attivoli. Il famoso Pippo Attivoli e i suoi panini. Oh, ma che cazzo è che va da Pippo? Ero io! Ma perché hai rotto la porta, stronzo? Che cazzo te dice il cervello? La porta mi piace. L'educazione prima di tutto. Gli scudinani sono famosi per la loro educazione. Certo. Una famiglia benissimo educata quella degli scudinani. Ma che cazzo? No. Come osi pararti con quel misero oggetto? Quello non è uno scudo. Semmai è un... Boh. È un nulla dato che è pure rotto. C'è una sola cosa che gli scudinani non odiano più delle donne e sono gli scudi rotti. Un tesoro. Tu sei un tesoro. Lo prendo. Ma. Non lo so. E se fosse un'arma? No, lo apro. Vediamo. E se fosse un'arma? Al massimo la butterò. Una bomba oscura. Vabbè. Questa posso usarla. Si può fare, si può. E io sento nell'anima che è utilizzabile. In questa direzione sento che c'è qualcosa. Ma forse è il caso di mi dire una fiaschetta. Ah, abbira. È proprio buona. Quell'artigianale di mamma però se batte. Prendete! Non so. Non prendete! Non sono mai stato alla scuola dell'uso dello scudo, non ci hanno insegnato come se usano le bombe. Le bombe. Ci hanno insegnato solo a usare gli scudi, come dice il nome. Dai, è tolto in fondo. Tanto il nostro Silvano cresce fissa d'occhio e non in altezza. Perché no? Perché è un no. Tu! Ah, voi arcieri! Continuate a sbucare lungo la mia strada e non ve ne volete andare. Ma che t'ho fatto? Sei un arciere. E io vi odio. E voi? Cosa avete da guardare con i vostri miseri scudi? Questi sono forti, secondo me. Aia! Oh, si va, ma che... stava a dare la spada, ma non la vuoi la spada? No! E dai, via la spada! Chiunque offra una spada a uno scudo nano deve soffrire! Io la volevo regalare comunque. Zitto! Io invece non la lancio, si va, ti interessa, tiè? No! E dai, su! Ho detto no! Perché no? No, perché non è uno scudo! Aia! Aia! E ti è sta cazzo dell'anno! Detto no! 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 La bugia del sì, così moro! Moro! Morto! E t'ho detto via la lancia! Vaffanculo pure tu! E io lo so però! Cavolo regalà! Niente! C'è una sola cosa da fare in questi casi. Noi della famiglia Scudonano come siamo? Cantiamo! Sì, canteremo verso una nuova era in cui gli Scudonano correranno! Perché io sono Silvano, il più grande corridore della famiglia Scudonano! E nessuno può impedirmi di essere me stesso! Tranne me stesso! Tranne lo scudo! E il suo volere! Aiuto! Aia! Ce ne abbiamo tipo mille adesso dietro. Sì. Vabbè. E c'è un problema più grosso, che lui c'è di rambarile e noi dovremmo spostarci e andare qua. Ma c'è cade addosso il barile. Aia! E infatti morimo. A Silvano piace morire. Ribadiamolo. Bravo Silvano. Bravo. Bravo. L'elmo di Catarina. Quello è decisamente un elmo adatto a me. Non questo che indosso. Ma Silvano, quello era come quello di Pino. Zitti. Ho detto Pino che non va più bene. Non prima dicevi che dovevi difendere il suo onore. Pino è morto, non c'è più, non ci interessa. Ma ti ha salvato, ha dato la chiave. Ma Silvano, non pensi che cambia idea troppo spesso? Un vero scudo nano cambia sempre idea. Sempre. Cambia solo idea.
ha mai il suo scudo. No, veramente cambia anche quello. Sei più grande. Appunto, perché cambia idea. Giusto? Cambia idea sempre. Ma che cazzo è non è? Non so sempre. Percepisco qualcosa di strano qui. Forse dovrei guardare col mio binocolo. Quella è una torre? Molto, è evidente. Molto bella, direi. Esatto, direi che sta anche per piovere. Sì. Perché le nuvole. Cosa abbiamo lì? Una scala? Dove conduce questa scala? Forse è uno scudo? I miei sensi non lo percepiscono. Dei nemici. Maledetti arcieri. Oh no! Poi maledetti mentre sali per fare così. Che voi siate dannati arcieri, voi e tutta la vostra gente arcierica. Non mi uccidete per favore, sono morto già abbastanza forte, che ne dite? E via la spada! No! Uno scudo nano non cede alle richieste e di dai! Che cazzo fai di curi? No! Non mi stavo a cura, sto bevendo un po' di birra. Zitto! Non mi interessa se ti curi o bevi birra. Ciò che per Silvano scudo nano conta è lo scudo. E tu non ne avevi. Gli scudo nano non si divertono. Si divertono solo quando scendono le scale. È il loro massimo momento di gioia. Divertizione. E tu che cazzo sei? Cazzo! Mamma mia, zitto mio. Un nemico degno di questo nome. Mamma mia, zitto mio. Demone toro! O demone del toro, come dice il gioco. Tu soffrirai. Che cazzo fai? Perché mi salti? A me mi piace saltare i nani. Oh, i tuoi attacchi sono niente per il mio scudo. Aia! Quasi niente. Cioè, se c'ho lo scudo non mi fai niente, ma se non ce l'ho so... Aia! Ah, cazzo! Come cazzo ha fatto? Ci ha fatto zompa un muretto, maledetto. Perirà per questo. Però... così rappo lo fa così certo levatevi fatto sotto un muretto maledetto ferirà per questo questo avevi anche il cappuccio beh appunto ma non mi sembra certo non mi rapper c'è il cappuccio ragazzi certo o il cappello ma poiché non hai un cappello come un demone del toro fiamma la scarica infinita scarica di scorregge de scudo nano è acceso la scarica infinita lui è stato uno scudo nano uno della famiglia zio Antonio momento mi sembra ricordare una cosa ora so perché ero in quell'edificio la famiglia scudo nano è stata completamente sterminata a parte Pino. Da chi? Da Ettore! E dalla famiglia di Ettore! E dal padre di Ettore! Ma da quello che tanto cerca di scalare la nebbia ma non ce la fa pure! Il padre di Ettore, Lord... Pin! Che è come quello del telefonino! Lord Pin! Il famoso Lord Pin, re dei telefonini! Esatto! Voi! Siete servitori di Lord Pin! Lo vedo dal vostro Samsung in tasca! Ma che cazzo dici? Che cos'è un Samsung? Io ne ho la spada. Sei pronto? Al più grande momento di gioia della storia. Basta. Fine del divertimento. È pur sempre uno scudo nano. Deve essere abbastanza triste. Certo. Sempre. Tranne quando sta sulle scale. Sei di nuovo tu. Un toro. Del toro. Del toro, scusate. Come ti sei permesso prima? La tecnica è stata vile e applicabile solo da chi come me è scudo nano. Ma tu non mi sembri affatto uno scudo nano. O forse lo sei. Dimmelo, demone toro. No, non puoi esserlo. Tu non hai alcuno scudo. E i tuoi colpi nulla mi fanno. Il tuo non avere scudo è la tua debolezza, toro. Ti ferirò fino del toro. Scusa, signor del toro. Guglielmo del toro. Guglielmo del toro. Che è il regista.
Vabbè, non mi interessa. Sei tu Guglielmo? Eri il regista di quel bel film. Come, come ti sei ridotto così, Guglielmo? Chi te l'ha detto? Sei forse voluto fuggire la celebrità? Lo scontro più epico di sempre. No, i tuoi colpi non mi fanno nulla, Guglielmo. Tu è forse Wilwush, questo tizio. Tu non sai nemmeno di che sto parlando, probabilmente. Beh. Ah, ok. No! Ah, mi vedo che stai dall'altra parte, mi stai cascando sotto. Io ti voglio regalare sta arma gigante. Ah, davvero? Non la voglio! Non mi interessa! È solo un'arma, cosa me ne faccio? Alcuni dicono, ma puoi usarla per colpire. Cazzate, se posso usare uno scudo. Uno scudo fa molto più male. Ecco. Merda! Mamma mia, paura. Ma forse è il caso che me levo da quel coso. Sì. Demone toro, fronteggiami. Ma se... Ah beh, lui non lo sposti con i calcetti. Ci ho provato. Purtroppo no. Ah! Così sei in grado di colpirmi, Guglielmo. Il grande Guglielmo. Che nullità sei. Ti dico di più, ti fronteggerò così. Aia. Questo scudo non è abbastanza buono, non ha parato completamente i tuoi colpi. Rimetto il mio vecchio fidato scudo del nano. Brutto. Certo, lo scudo del nano brutto. Guglielmo però c'è da sotto. Fa quel che può, ma nulla contro noi. Scudo nano. Può funzionare. Che cazzo ringhi? Che sbrago! Non dire puttanate. Ti distruggerò, intanto Guglielmo. Ma ogni tanto lo scontro è talmente semplice. Se fa una birra. Fa una biletta, mi pare giusto. Ma si fa? Ma che cazzo? Demone del toro. Non osare fronteggiarmi. Anche, sì. Oh. Perché io stavo sempre sotto. Certo. Non osare scorreggiare. Yeah. Ma che fai fa con sto scudo? Sanno tutti che i più forti c'hanno i martelli giganti. Non dire cazzate! Come me e Ettore. Vedi? Infatti Ettore è stato sconfitto. Ma che cazzo stai a dire? Guglielmo, non ce la farai mai contro di me. Poiché io porto il nome del nano. Il vano. Certo. Il mio cognome è più forte di te e la mia volontà arde come mille soli. Cosa puoi fare contro di me? Tu che nulla sei più che un comune regista o un pessimo attore. Ogni tanto scusa. Che dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Non è mai accaduto. La vendetta degli scudo nano si è ritorta contro di te, demone toro. Hai osato lanciarmi giù da questo ponte e io, occhio per occhio, scudo per scudo, ti ho rilanciato da dove vieni. Ha! Fatto. Beh, facile, no? Easy. Easissimo. Abbiamo usato soltanto... Quattro birrette. Beh, benissimo. Le abilità di noi scudo nano migliorano con le birre, è risaputo. E la mia abilità è stata così alta da mettere in fuga Guglielmo. Penso che mai nessuno. Percepisco la presenza di qualcuno qui. Chi è sto scemo? È lui. Lui? È Gianni. Gianni il portamanni. Gianni il portamanni, cosa fai qui? Oh, io mi pensavo che sta qua, da solo. Ma chi sei te? So Gianni il portavanni. E ora che sei un nonnano, ora che sono un nonnano, sono venuto qui, la patria di Lord Gin, Lord Gay, padre di Ettore. Padre di Ettore e il re del sale. No, il re del sale era... Sì, il re del sale, giusto, Lord Gay. Ah, ah, ah. Vabbè. Che cazzo fai? Perché la smetti di parlare? Parla con me!
Non ti ho spaventato. E come potresti? Sei solo un portapanni. Portapanni cretino. Sì, ho un momento per... Ti butteremo di sotto. Mi hai stancato. Sì. Noi scudinani diciamo sempre no. Sempre. Tranne quando non sappiamo di cosa stiamo parlando. Allora diciamo, in quel caso diciamo sì. Mi pare un po' ossionato Silvano, ma che hai fatto? Niente. Portapanni. Io pure mi sono ossionato, mi sono messo sto caschetto, così non mi si vede. Dovresti farlo anche tu, Silvano. Cioè sto a provare, ma devo prima trovare uno scudo, cioè un anello abbastanza scudo. Molto scudo. Lui passa le giornate così a guardare per là. Guardiamo il sole insieme. Con il nostro binocolo. E concludiamo qui il nostro video. Se Silvano Scudo Nano vi è piaciuto, mettete mi piace. Anche un bel commento. Altrimenti niente. Altrimenti vi lanceremo di sotto. E iscrivetevi. Oppure vi regaleremo una spada. Una spada grande.